Buongiorno ragazzi dal vostro FGM. Oggi è davvero una bellissima giornata. L'Inter perde 2-1 e dà veramente una grande soddisfazione a noi tifosi rossoneri. Ma prima di parlare di questa bellissima serata passata ieri sera, vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanellina per essere aggiornati sui miei contenuti. Allora ragazzi, iniziamo subito. Parliamo di questa bellissima serata passata ieri sera, una bellissima partita dove Bologna non si è messo da parte, ma ha sfruttato tutte quelle opportunità che doveva sfruttare e quell'errore madornale di Radu ha regalato a Sansone quel gol. Un Inter che, se dobbiamo parlare sportivamente, è stato veramente un Inter che ci ha provato, ha fatto possesso palla, ma secondo me non concretizzava bene e non coglieva bene le azioni che aveva a disposizione. Non era cinica, soprattutto all'interno dell'area di rigore del Bologna, un Inter che l'ho vista spenta, un Inter che nonostante tutto il possesso palla e tiri in porta, l'ho vista stanca, l'ho vista un po' spenta, gli mancavano idee su come concretizzare dopo il gol subito, il gol dell'1-1 subito. Secondo me l'Inter ha perso quella concentrazione e infatti poi la mancanza di Handanovic e la mancanza di alcuni giocatori molto importanti, come ad esempio la concentrazione di Martinez, il più due gol di Martinez, le parate di Handanovic che ha avuto un problema e quindi è stato sostituito da Radu in questa partita. Un Inter che sì, a noi tifosi rossoneri ha fatto un grandissimo favore, ma c'è anche da dire che non meritava di vincere questa partita. All'ottantesimo si vedeva un Inter spenta, un Inter non concentrata. Un Inter che faceva tanti sbagli e si vedeva molto spesso, si vedevano giocatori che scivolavano. Sembrava un Inter che giocava con le ciabatte, tra virgolette, e non con le scarpette da calcio. Che dire, ragazzi, dispiace per noi, per i nostri cugini, vedere una sconfitta del genere. Una sconfitta presa con un errore madornale di Radu, ma nonostante tutto anche gran parte della squadra ha le colpe di questa sconfitta. Un Bologna che ferma Juventus, ferma il Milan e vince contro l'Inter. È un Bologna che secondo me quest'anno ha fatto veramente una grande stagione e ha creato veramente un grande gruppo all'interno della società e Mihajlovic è la persona a cui daremo tanti meriti per aver creato questa squadra così. Penso anche all'intervista di Sansone che vorrebbe anche un prestito, vorrebbe che il Milan lo chiami per un prestito. Spero che Maldini esaurisca questo desiderio di Sansone, che Sansone alla fine non è un brutto giocatore, potrebbe dare veramente una grossa mano. Ma che dire, ragazzi, ora tutto dipende da noi, tutto dipende da noi tifosi rossoneri e anche dalla società. Se veramente crediamo a questo scudetto, dobbiamo crederci fino in fondo. Quindi scrivete nei commenti hashtag non molliamo mai.
È un hashtag che è importante per noi, che anche per la società del Milan. Sempre Forza Milan, ragazzi, ci vediamo al prossimo video e speriamo in un'altra vittoria, soprattutto questa domenica contro, anzi questa giornata di campionato contro la Fiorentina. Bella ragazzi, ci vediamo alla prossima.